Probabilmente le proposte che farò sono state già dette nei precedenti interventi, però volevo solo precisare un aspetto geografico. Il Cilento non va confuso col Salento, ed è una subregione che occupa la parte meridionale della provincia di Salerno, in gran parte occupato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e Alburni, che è il secondo parco nazionale più esteso d'Italia. Comprende 15 comuni costieri da Agropoli a Sapri, quasi tutti inseriti nel parco. E il motto del parco è che la natura è protetta. Questo che vi posso assicurare non è che niente, ma non voglio scendere nei dettagli adesso. Vengo, anzi, volevo solo riportare una protesta che mi è stata veementemente, diciamo così, sollecitata da un'amica che forse è in linea, che trova scandaloso che il Ministero del Turismo e le altre sedi istituzionali invitino i soli balneari a fare incontri privati e riservati con uno schiaffo clamoroso alla democrazia che ci dovrebbe vedere tutti uguali di fronte a questo tipo di problema. Vabbè. Premesso che la Bolkestein pone al centro il principio dell'interesse pubblico come garanzia del diritto dei cittadini, ricordando anche che alcune risorse sono limitate e la spiaggia lo è, saranno lo Stato, la Regione e il Comune a fissare delle regole invalicabili e non concorrenti, ognuno secondo le proprie competenze. Quindi io dichiarerei, prima di tutto però, l'inammissibilità dei ruoli pubblici decisionali ai rappresentanti di interessi lobbistici e la loro immediata decadenza qualora venga scoperto in seguito il loro interesse lobbistico, perché se noi siamo ormai schiavi delle concessioni demaniali è perché i concessionari hanno intrufolato in ogni leva del potere i loro rappresentanti o i loro protettori. Lo Stato dovrebbe tenere presente che la spiaggia è una risorsa limitata in via di riduzione e richiami tutti a prestare una responsabile attenzione alla situazione di allarme e di sopravvivenza dello stivale, quindi non agli speculatori, e l'uso dei beni deve avvenire nel rispetto della volontà dei legittimi proprietari, che siamo noi cittadini tutti. Dovrebbe stabilire linee di indirizzo sui beni e indicare linee di disciplina gestionale uguali per tutta l'Italia per quanto attiene i vincoli paesaggistici ed ambientali e gli interventi a salvaguardia, le limitazioni e per quanto attiene il demanio, i canoni e il loro aggiornamento, non dimenticando però di sovvenzionare con una quota le regioni e i comuni che sono obbligati alla pulizia delle spiagge libere, perché non si possono delegare competenze senza fornire risorse finanziarie. Allo Stato compete anche fissare le modalità di affidamento, la durata e la particolare scelta di cooperative di giovani, qualora volesse, con quote di partecipazione dello Stato per i controlli. E sarebbe auspicabile la partecipazione dell'ANAC per un bando tipo, per un maggiore controllo pubblico, perché le frodi verranno fatte anche sulle aste, sappiate. Alle regioni competono le regole di dettaglio sul piano spiagge e sul rispetto della normativa turistica. Invece ai comuni compete la stesura di un piano spiagge contestualizzato e il rilascio delle concessioni nel rispetto integrale delle norme fissate dallo Stato e dalla Regione. E le mie proposte nello specifico sono queste. Prima di tutto va definito senza dubbi di sorte il limite o confine fra proprietà privata e demanio costiero, con particolare attenzione rivolta alle scogliere marine. Poi vi potrei spiegare perché. Perché esistono scogliere qui nel Cilento, anzi proprio nel Parco Nazionale, che vengono piallate e riempite di sabbia, in quanto si dice che sono proprietà private e quindi possono farne quello che vogliono, però la sabbia se la pigliano dalla spiaggia comune. Vabbè, questo tanto per dire. La percentuale di spiagge libere, così come la durata delle concessioni balneari, andrebbe fissata a livello nazionale e non regionale, che sarebbe auspicata almeno un 50% di spiagge libere e una durata delle concessioni non superiore ai 6 anni. Lo prevede anche, lo consiglia anche l'Europa.
nei comuni va necessariamente stilato un piano spiagge comunale condiviso con tutte le realtà sociali del territorio, che definisca chiaramente quali spiagge resteranno libere e non alle voci o agli sbocchi di corsi d'acqua e quali saranno messe a gara, ma sarebbe preferibile che le gare non le indicessero i comuni, bensì un ente terzo o la capitaneria di porto, essendo col controllo dell'ANAC. A mio avviso la durata e l'intoccabilità di un piano spiagge dovrebbe essere superiore alla durata di una singola concessione balneare. Va decisa l'inammissibilità alle aste per chi è stato denunciato anche una sola volta per occupazione abusiva di suolo demaniale, o ha evaso il canone o commesso reati ambientali, tributario del lavoro nella concessione, o che sia stato a prestanome come concessionario per altri che sono stati i gestori diretti che non avrebbero potuto per proprie pecche o per conflitto di interessi accedere alle concessioni. E poi le concessioni non dovrebbero essere cedibili, concedibili, condivisibili, niente. La concessione deve essere personale. Non andrebbe concesso nessun ristoro in ampliamento per erosione costiera ai concessionari. Al limite si potrebbe accettare una minima proporzionale riduzione del canone. Va ricordato infatti che i concessionari sono corresponsabili dell'erosione costiera con la cullatura delle spiagge che elimina le piante psammofiche e con l'eliminazione dei banchi di posidonia spiaggiata che frenerebbero la forza erosiva delle onde. Poiché le concessioni saranno messe all'asta, escluderei dalle aste gli spazi ristretti che non consentono una distanza dal mare di 5 metri con alta marea. Sono a conoscenza di distanze ridotte a 3 metri e addirittura a 1,5 metri fra lo stabilimento e il mare, ho le foto, e ritengo che queste eccezioni non abbiano più motivo di esistere. E in ogni campo andrebbe sempre e comunque verificata ed applicata l'incompatibilità dei ruoli. La pandemia non deve essere una scusa per aggirarla e vanificarla. Lo dico perché l'attuale presidente del Parco Nazionale del Cilento è decaduto nel 2020 in quanto è diventato consigliere regionale, ma è tuttora in carica per pandemia. Io non lo so se la cosa è fattibile. Io ho chiuso qua.